dai. Lorenzo, se non mi accendi, lei è Gaia Di Martino, ha 17 anni, viene da Genova e da grande vuole fare la babysitter. Dov'è la 4? Di schiena, grazie. E siamo alla concorrente numero 5, lei Ilaria Pacellini, è tua tennista. Di aver voluto ospitare questa serata, quindi un grazie e un applauso all'amministrazione. Un grazie a un amico, poi lo conoscerete più tardi, che fa capo alla Night and Day, che sono poi le persone che mi hanno portato a Santa Margherita. È una lunga storia, ci sarebbe da parlare per delle ore, però è un amico che ha deciso di sposare Miss Italia e io sono contento perché è una persona con la quale sicuramente andremo avanti con altre bellissime cose, sempre con Miss Italia, ma con altre cose, grandi eventi, perché lo merita. E quindi vorrei un applauso al responsabile di Night and Day, che è Max, del Pappagallo, Conte Max. E ringraziamenti, gli altri li faremo mano a mano. Un grazie soprattutto alle forze dell'ordine di Santa Margherita e all'ufficio tecnico, signor Sindaco. Lei ha un ufficio tecnico che sono veramente delle persone spettacolari. Io non so se sono sempre così, se l'hanno fatto soltanto perché gli piaceva l'idea Miss Italia. Se questo io li ringrazio veramente da parte mia, altrimenti da parte mia come organizzatore la ringrazio perché ha un gruppo di persone che sono veramente veramente disponibili e sono stati veramente fantastici, quindi grazie a tutto l'ufficio tecnico del comune. Grazie ai miei genitori, così prendo un po' di tempo, che mi hanno accompagnato anche oggi le ragazze qua, anche se in fondo non è che io li obbligo o gli metto una pistola alla tempia. Questa sera è una finale regionale, il che vuol dire che la signorina che vince andrà alle prefinali nazionali a Monte Catine Terme a rappresentare la Liguria dal 25 al 29 di agosto. È una finale storica, è una fascia storica, Miss Cinema, quanti di voi si ricordano Miss Cinema? Poi da quest'anno è sponsorizzata da una grande linea cosmetici per bellezza delle donne che... Non ne avete sicuramente nessuna di voi bisogno, però ogni tanto penso che era un aiutino, Verbel, e anche di questo ne parliamo dopo. Però le ragazze o i parrucchieri dietro, poverini, che stanno diventando matti, mi stanno finendo i ritocchi per un paio di ragazze, e allora sapete cosa faccio? Canto una canzone bellissima di un grande artista ligure e la dedico a tutte le donne che sono qui presenti. Dopodiché partiamo con la sigla di Miss Italia. Di questa sera che è Miss Cinema Veribel, Veribel main sponsor di questa serata, Veribel che da quest'anno è main sponsor di Miss Italia, che ha raggiunto i 72 anni di età, 72 anni e non sentirsi di addosso, è il concorso di bellezza più longevo nel mondo. Finali nazionali a Monte Catine Terme il 18 e il 19 di settembre, ma prima le prefinali nazionali, alla quale parteciperà sicuramente,
scusatemi, la vincitrice che ci sarà tra di loro. Vorrei un applauso a queste meravigliose ragazze. Ma soprattutto vorrei chiamare le presentatrici ufficiali di questa serata, perché vi devono parlare dello sponsor di questa serata. Quindi pregherei subito sul palco Sabrina Figari. Buonasera. Buonasera ragazzi, scusate, passo in mezzo. Buonasera Carla, buonasera. E Raffaella Zanichelli. Eccomi, buonasera. Ciao, ciao ragazzi, bocca al lupo. Allora, facciamo una cosa, intanto mandiamo via le ragazze, perché poi vorrei parlare dello sponsor della serata, che è Veneta, e quindi voi sapete che abbiamo la scaletta. Ragazze, vi dovete andare a cambiare perché so che dovete mettervi il body, quindi è un attimino lungo, grazie, ci vediamo dopo. Miss Italia. Vorrei l'applauso per i nostri Miss, per cortesia, grazie. Miss Cinema Veneta. Diventa Miss di te stessa con Veribel, lo slogan di Miss Italia quest'anno, ragazzi. Magari ne avete bisogno anche voi, eh? Ma sicuramente, ma sappiamo che ci sono anche dei gadget, forse anche per noi? No, no, per voi no, perché niente. Abbiamo deciso che le presentatrici sono belle così, quindi niente prodotti Veribel. Non vorrei mai che poi andassero male, faccio tutta figura con lo sponsor, quindi niente. Che mi legge di voi due lo slogan di questa serata dello sponsor Veribel? Ma ci provo io, dai. Anche se mi dispiace a malincuore, la signorina Roberta Cara. Nel 2006 ha conquistato il titolo di Miss Sorriso. Chissà se Daniele se la ricorda. Finalista nazionale, ha anche vinto un titolo nazionale, non nominiamo più quelle terme perché ormai non fanno più parte di noi. Noi ormai per 3 anni saremo ospiti a Montecatini Terme, io ci andrò subito di corsa perché ne ho bisogno, mi vorrei fare una cura per dimagrire almeno 10 kg perché altrimenti la signora Emiliani mi ha detto che non mi fa lavorare. Cosa dici? Eccezione questa sera, iniziare dal presidente, il signor D'Angelo Salvatore, direttore commerciale dello sponsor Veribel. Scusi, può andare fino in fondo? Proprio avanti? Sì, certo, magari è carino anche per loro. Io ti guardo di dietro. Poi il dottor De Marchi, sindaco di Santa Margherita Ligure, la signora Pomarici Beatrice, imprenditrice, il signor Ferruccio Penso, imprenditore, Giribaldi Marina, opinionista, poi per lo sponsor di Luna, Valentina Boris, per lo sponsor Bella dell'equipe Guastamacchia di Genova, il signor Claudio Guastamacchia, sempre dello sponsor Veribel, il signor D'Angelo Sirius, la signora Turconi Pinuccia, imprenditrice, la signora Turconi Gabriella, imprenditrice, il curatore d'immagine della Night and Day, ingegnere Enrico Baldi, e il segretario questa sera, il signor Massimo Garofalo, presidente e imprenditore della Night and Day. Buonasera e buon lavoro. Sento la concorrente numero 1. Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Gaia Di Martino, ho 21 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Studio giurisprudenza. Hai già scelto poi in cosa specializzarti? In matrimonialista. Come mai questa scelta? Perché mi ispira molto. Bocca al lupo. È la concorrente numero 1, Gaia Di Martino. Buonasera a tutti, sono Ilaria Pacellini, 19 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Ho appena finito la maturità e vorrei iscrivermi all'Università di Scienze della Formazione. In bocca al lupo. Lei è la concorrente numero 2, Ilaria Pacellini. Numero 3, ciao. Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Jessica Biluzzi, ho 21 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Studio greco e studio lettere antiche all'università. Ti è scappato questo greco perché so che tu hai un sogno. Sì, è la mia passione, vorrei insegnarlo appunto all'università. In bocca al lupo. Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 3, Jessica Miluzzi.
Ciao. Buonasera a tutti, sono Cane Passara, ho 25 anni, vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Lavoro in un panificio di mattina e pomeriggio studio per Hostess Internazionale. Un sogno che vorresti realizzare? Vorrei studiare recitazione e diventare attrice. In bocca al lupo. Lei è la concorrente col numero 4, Sara Canepa. Ciao, buonasera a tutti, sono Flora Sacrini, ho 22 anni e vengo da Corsico. Di cosa ti occupi? Lavoro nel bar di famiglia. Come mai l'avventura di Miss Italia? Verrò a villeggiare qui e quindi ci sto provando. In bocca al lupo allora. È la concorrente numero 5, Flora Sacrini. Buonasera, sono Elena Bonatti, ho 18 anni e abito a Scotorno. Cosa fai nella vita? Ho appena terminato la maturità. Io so che tu sei arrivata stamattina con l'aereo, esatto, dove eri in vacanza? Sì, 12 anni fa ero dall'altra parte del mondo, ero alle Bahamas. Sei divertita? Sì, sì, è stata un'esperienza indimenticabile. In bocca al lupo per stasera. In passerella la concorrente col numero 6, Elena Bonatti. Conosciamo la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Camilla Franceschini, ho 18 anni e vengo da Lucca. Cosa fai nella vita? Frequento il liceo classico. Il tuo viaggio ideale, dove lo vorresti fare e con chi? In Sudafrica con la mia migliore amica. In bocca al lupo per stasera. È la concorrente numero 7, Camilla Franceschini. Concorrente numero 8. Buonasera a tutti, mi chiamo Letty Elif, ho 20 anni e vengo da Sarzana. Cosa fai nella vita? Lavoro nei ristoranti di famiglia al momento. Un sogno che vorresti realizzare? Mi piacerebbe diventare una pittrice. In bocca al lupo. In passerella la concorrente col numero 8, Enif Forletti. Concorrente numero 9. Buonasera a tutti, sono Marzia Gasparetto, 17 anni e vivo a Sanremo. Sei giovanissima, immagino studi ancora? Sì, devo frequentare l'ultimo anno di liceo linguistico. Hai già deciso cosa fare dopo la maturità? Mi piacerebbe provare giornalismo. In bocca al lupo. Per la giuria lei è la concorrente numero 9, Marzia Gasparetto. Sono Alessandra Boglioni, ho 18 anni, vengo da Bergamo ma sono in vacanza da Lazio. Cosa fai nella vita? Ho fatto da poco la maturità e adesso penso di iscrivermi a giurisprudenza. In un ambiente come questo, comunque un po' di competizione c'è, possono nascere amicizie? Sì, appunto, anche se la competizione è abbastanza alta, però comunque ci sono dei buoni rapporti di amicizia. In bocca al lupo per stasera. È la concorrente col numero 10, Alessandra Boglioni. Continuiamo con
con la concorrente numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara Bonsiga, ho 17 anni e vengo da Ventimiglia. Sei emozionata. Cosa fai nella vita? Sono in un'accademia per parrucchieri. Come mai Miss Italia? Per fare un'esperienza nuova. In bocca al lupo. Lei è la concorrente numero 11, Chiara Bonsiga. Buonasera a tutti, sono Alessandra Ferrini, ho 26 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Sono architetto. Oltre al lavoro hai anche degli hobby? Gioco a calcio in serie A2, sono terzino. Quindi ami lo sport? Amo lo sport, quasi tipo di sport. In bocca al lupo per stasera. Lei è la concorrente numero 12, Alessandra Ferrini. Concorrente numero 13. Buonasera a tutti, sono Federica Liberti, ho 21 anni e vengo da Torino. Cosa fai nella vita? Studio all'università per diventare un interprete di lingue. Come mai da Torino Miss Italia qui a Santa Margherita? Perché sono in Liguria in vacanza e ho avuto l'occasione di partecipare ai casting qui. In bocca al lupo allora. È la concorrente numero 13, Federica Liberti. Finale regionale Miss Cinema Verde. Come vedete, per la giuria che prende i suoi appunti, tutte le ragazze indossano il body istituzionale di questa serata che è Veribel. Diventa Miss di te stessa con Veribel. Concorrente numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice Andreoli, ho 17 anni e vengo da Genova. Anche se giovanissima, immagino studi? Sì, devo frequentare il quarto anno di liceo scientifico. Hai deciso cosa fare poi dopo la maturità? Non sono ancora sicura, ma penso di seguire gli studi, andare all'università e fare psicologia. In bocca al lupo. Lei è la concorrente col numero 14, Alice Andreoli. Buonasera a tutti, sono Miriam Protino, 18 anni e vengo da Valle Crosia. Cosa fai nella vita? Studio. Come mai l'avventura di Miss Italia? Per fare una nuova esperienza. Sta andando bene? Benissimo. In bocca al lupo per stasera. Per la giuria che continua a prendere appunti, lei è la concorrente numero 15, Miriam Protino. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Mingoia, ho 17 anni e vengo da Lazio. Cosa fai nella vita? Frequento linguistica aziendale. Il viaggio ideale, dove lo vorresti fare e con chi? Vorrei andare a trovare mio fratello in Canada. Buon viaggio allora. Lei è la concorrente col numero 16, Giulia Mingoia. Numero 17. Buonasera, sono Valentina Canevelli, ho 23 anni, vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Io studio violino al Conservatorio Nicola Paganini. Immagino sia un'attività impegnativa, esatto? Molto, molto. Si studia dalle 5-6 ore al giorno. In bocca al lupo per stasera. Lei è la concorrente numero 17, Valentina Canevelli.
Adriana Turecek, ho 26 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Ho Nicotecnica in un istituto di bellezza. Com'è l'ambiente dietro le quinte tra le ragazze? Beh, c'è tanta tensione, perché tra l'altro una contro l'altra, quindi si ritiene sempre che l'altra sia più bella di te. Poi una fascia importante stasera. Eh certo, Miss Cinema, che ti porta direttamente alle prefinali, speriamo. In bocca al lupo allora. È la concorrente col numero 18, Adriana Turecek. Buonasera a tutti, io sono Eleonora Bazzotti, ho 24 anni e vengo da Savona. Di cosa ti occupi? Io ho un progetto, illustro e vendo per il mondo diritti di libri per bambini. Come mai questa passione? Credo che sia nata nella pancia della mamma perché illustra anche lei. Un dono di natura, insomma. In bocca al lupo! In passerà alla concorrente col numero 19, Eleonora Bazzotti. Mi chiamo Cavalli Marzio, ho 18 anni, vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Sono al liceo psicopedagogico e nel tempo libero faccio la hostess. Un sogno che vorresti realizzare? Diventare un avvocato di successo. In bocca al lupo. Passerà la concorrente con il numero 20, Marzia Cavalli. La fresca bellezza delle Miss si coniuga con la filosofia Very Well. Diventa mistica stessa con Very Well. Concorrente numero 21. Buonasera a tutti, sono Roberta Bobbio, ho 20 anni e vengo da Genova. Di cosa ti occupi? Sono un agente immobiliare. Se ti chiedessi un pregio e un difetto? Solare e permalosa. In bocca al lupo per stasera. È la concorrente col numero 21, Roberta Bobbio. Con Verilev si può migliorare la qualità della vita delle persone insegnando a prendersi cura della propria pelle. Concorrente numero 22. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 23 anni e arrivo da Milano. Cosa fai nella vita? Mi sto laureando all'Accademia di Belle Arti Libere e lavoro strutturalmente come modello. Un sogno che vorresti realizzare? Vivere a contatto con la natura e con gli animali. In bocca al lupo per stasera. Ho preso il buco del palco con il tasto. Sentirsi belli significa star meglio con se stessi e vivere meglio. Soprattutto diventa amico di te stessa con Very Well Carnafarella. Ne hai bisogno tra un po'. Tra un po' di un ortopedico perché mi stava ammazzando. Non ti preoccupare, con Very Well aggiustiamo anche quello. E concludiamo con la concorrente numero 23. Ciao, buonasera a tutti, sono Susanna Mossi, ho 23 anni e vengo da Genova. Cosa fai nella vita? Lavoro, ho fatto state tennis con Santa Margherita Ligure e ho fatto qualche anno di biologia umana. Tu hai già partecipato qualche anno fa come prefinalista, quindi immagino sia stata insomma una bella esperienza se sei di nuovo qua. Sì, mi sono divertito un sacco a Salto Maggiore, anche se nella sveglia era alle 6 della mattina, e quest'anno spero di andare alle finali. In bocca al lupo allora. Passerà alla concorrente col numero 23, Susanna Mussi. Un applauso a lei e con lei a tutte le 23 concorrenti in gara questa sera. Speranzemente moda a Santa Margherita Ligure. Ecco le nostre Miss. E un caloroso saluto da Enzo e Patrizia Merigliani per questa 72esima edizione del concorso nazionale Miss Italia. Concorrente numero 1.
In passerella Gaia Di Martino, arriva da Genova e ha 21 anni. E senza premura la nostra giuria deve prendere sempre solo appunti. Anche tu puoi essere protagonista del più grande evento di bellezza, seguito in diretta su Rai 1 e Mondovisione. Corona il tuo sogno, partecipa a Miss Italia. Concorrente numero 2. In passerella Ilaria Facellini. Ilaria, 19 anni, arriva da Genova. Questa sera i riflettori sono puntati su Miss Genova Very Bad. Il titolo assegnato questa sera sarà valevole per la partecipazione alle prefinali nazionali del 72esimo concorso nazionale Miss Italia 2011. Per la giuria che continua a prendere appunti, lei si chiama Jessica Miluzzi, arriva da Genova e ha 21 anni. Veribel, diventa Miss Italia di te stessa con Veribel. La fresca bellezza delle Miss si coniuga con la filosofia Veribel. Migliorare la qualità di vita delle persone insegnando a prendersi cura della propria pelle. Sentirsi belli significa star meglio con se stessi e vivere meglio. E continuiamo con la concorrente numero 4. In passerella Sara Canepa, 25 anni, arriva da Genova. E io vi ricordo che per l'occasione Veribel Skincare ha creato per le Miss di oggi, di ieri e di domani il programma Veribel Educational Face and Body. Concorrente numero 5. Lei si chiama Flora Sacrini, arriva da Corsica in provincia di Milano e ha 22 anni. E ringraziamo per i premi messi a disposizione per le vincitrici Elena Mirò, marchio leader per le linee morbide che grazie allo stile e alla qualità dei materiali ne esalta e valorizza le forme generose. Elena Bonatti, 18 anni, arriva da Spotorno. Con grazie a Speciasol, un mix di tradizione e innovazione. Da quasi 40 anni si dedica alla salute attraverso la natura. Grazie alla continua ricerca scientifica, studia, produce e distribuisce prodotti utili al benessere quotidiano. Concorrente numero 7. In passerella Camilla Franceschini, arriva da Lucca e ha 18 anni. Speciasol coltiva e trasforma piante officinali per voi, per la vostra salute, la vostra bellezza e la cura del vostro corpo. E continuiamo con la concorrente numero 8. Lei arriva da Sarzana, ha 20 anni, si chiama Enif Furletti. Sì, è lei, il costume di Miss Italia. Veste e fa sognare la Miss che c'è in ogni donna, con la sua ampia e ricercata collezione di costumi da bagno e moda mare. Concorrente numero 9. Per la giuria è la concorrente numero 9, Marzia Gasparetto, arriva da Sanremo e ha 17 anni. E un grazie va anche a Fidelity Point, è la prima raccolta punti direttamente sul cellulare, che premia i tuoi acquisti in più di 2000 negozi con premi straordinari. Visitate il sito www.fidelitypoint.net. Concorrente numero 10. In passerella Alessandra Boglioni, arriva da Bergamo e ha 18 anni. Castello Montevibiano, dalle prime classi e migliori ristoranti al mondo, con la sua elegante bottiglia monoporzione di olio e condimenti speciali a terra sulla tavola di Miss Italia, garantendo ad ogni pasto freschezza e calorie certe per mantenere una forma perfetta. Continuiamo con la concorrente numero 11, lei ha 17 anni, arriva da Ventimiglia, Chiara Borfiga. Sceglie la vita per te. Con questo concetto la Sakine, disegnata da Cesare Guidetti, intende la vestibilità oggi. Appropriati tagli di stili, unitamente ad una fortissima innovazione tecnologica, fanno sì che indossare un capo Sakine per ogni donna sia un'esperienza unica. Concorrente numero 12.
Genova, a 26 anni, Alessandra Ferrini. Grazie a Deborah Milano, il marchio numero uno nel make-up, dalla forte confezione fashion e dal distintivo design Made in Italy. Federica Aliberti, Federica ha 21 anni e arriva da Torino. Deborah Milano propone ogni anno collezioni make-up da indossare e mette a disposizione del concorso Miss Italia un'infinita gamma di tonalità, dalle più classiche alle più decise, per interpretare ogni giorno il make-up look delle passerelle. Concorrente numero 14. Alice Andreoli, arriva da Genova e ha 17 anni. Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni la parrocchetta perché stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. E continuiamo con la concorrente numero 15. Lei arriva da Valle Crosia, a 18 anni, Miriam Protino. Rocchetta, acqua della salute, della bellezza e l'acqua di Miss Italia. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Concorrente numero 16. Giulia Incoio, arriva da Lasso e ha 17 anni. Peugeot è il marchio automobilistico da più tempo in attività e anche quest'anno Peugeot scopre la nuova Miss Italia grazie al tetto metallico retrattile che in 20 secondi trasforma la Peugeot 207 da coupé in cabriolet. Concorrente numero 17. Lei arriva da Genova, ha 23 anni, si chiama Valentina Canevelli. Bella professional che quest'anno celebra 32 anni a fianco di Miss Italia, sempre si dedica alla bellezza dei capelli. E continuiamo con la concorrente numero 18. Passerella Adriana Turacek, arriva da Genova e ha 26 anni. Biluna crea gioielli in oro, perle, diamanti e gemme per tutte le donne che fin da bambine sognano di diventare Miss. Concorrente numero 19. Per la giuria che prende appunti, lei è la concorrente numero 19, Eleonora Barsotti, arriva da Savona e ha 24 anni. E anche quest'anno la corona di Miluna, adornata di diamanti, splenderà su Miss Italia 2011, che riceverà in omaggio un prezioso ed inedito gioiello Miluna. Concorrente numero 20. Da Genova, 18 anni, Marzia Cavalli. E ancora un grazie ad Equip Lilo, Mario il Cuore Professional, Equip Guastamacchia di Genova e Nymphar Studio di Rapallo. Concorrente numero 21. In passerella la concorrente col numero 21, arriva da Genova a 21 anni, Roberta Bobbio. Vieni a scoprire nei centri d'eccellenza Beriber Center il tuo straordinario trattamento ed auto in esclusiva per Miss Italia. Visita il sito, un omaggio ti aspetta, www.beribercenter.com. Concorrente numero 22. La concorrente numero 22 si chiama Giulia Borio, arriva da Milano e ha 23 anni.
ricordo l'appuntamento a settembre insieme a Rai 1 per la finalissima trasmessa in Mondovisione sui vostri teleschermi. Enzo e Patrizia Mirigliani insieme vi augurano un buon divertimento con Miss Italia. E concludiamo con la concorrente numero 23. Lei arriva da Genova a 23 anni, Susanna Mussi. Sempre di visitare il sito perché un omaggio vi aspetta, quindi andate subito su www.verybellcenter.com. Eh sì, perché voi non lo sapete, ma abbiamo un punto Very Bell qui vicino a noi che più tardi, appena finirà la serata, sono a vostra disposizione e approfittatene perché ci sono due meravigliose ragazze che non vedono l'ora di potervi fare vincere qualcosa. Quindi proposto dalle nostre miss, il momento bikini, il momento dove tutti i difetti vengono a ritardo. Solo continuare a prendere appunti. Andiamo avanti, concorrente numero 2. Concorrente numero 2, 19 anni, arriva da Genova, Ilaria Pacellini. Ilaria ha appena concluso la maturità e si iscrive alla scienza della formazione primaria. Let's go!
Luca, 18 anni, è una studentessa del liceo classico, Camilla Franceschini. Enrico arriva da Sarzana, a 20 anni, lavora in un ristorante e studia all'Accademia di Belle Arti. Lei si chiama Marcia Gasparetto. Marcia, 17 anni, arriva da Sanremo, è una studentessa di liceo linguistico e vorrebbe fare la giornalista.
da Genova, la concorrente numero 20, Marzia Cavalli. Lei a Sasso Maggiore c'è già stata, ci vengono proposte da lei, la donna che non deve chiedere mai, la signorina Roberta Cavalli. L'applauso deve partire spontaneo da tutti, gli applausi non si pagano, sono gratis. Non fanno riconoscere che siamo in Liguria. Io non so, Roberta, se si ricorda quando è nata come finalista nazionale, non posso più dirlo per nome. Però ti posso dire solo una cosa, sei meravigliosa adesso. Con Roberta ci vediamo ancora dopo con le Ferrimiluna e adesso cari ragazze. Ti teniamo, hai bisogno. E mentre le nostre miss si schierano, un grazie agli amici del Bar Sabò per l'ospitalità e la gentilezza che hanno avuto nei confronti di Miss Italia. Un grazie a Augusto, proprietario e titolare del Sabò, che è un gran signore, e un grazie a tutto il suo staff. Miss Italia.
applauso a tutte le ragazze per cortesia, perché ancora adesso sono felici e contente. Tra qualche momento qualcuno di loro sarà un po' meno, ahimè. Però le ragazze devono sempre ricordarsi che non finisce questa sera, che già martedì prossimo, il 2 agosto, siamo a Ventimiglia con un'altra finale regionale. E allora andiamo con la concorrente numero 2, numero 1 per il verdetto finale. Voto definitivo per Gaia Di Martino, voto definitivo da 1 a 5 in cifre in lettere. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre in lettere per la concorrente numero 1. Votate, grazie. Grazie Gaia. Concorrente numero 2, Ilaria Baccellini. E siamo alla concorrente numero 2 e anche per lei la giuria deve darvi il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Voto definitivo anche per la concorrente numero 3, Jessica Miluzzi. Siamo alla concorrente numero 3 e anche per lei la giuria deve darmi il voto definitivo da 1 a 5 in 5 e in lettere. Votate, grazie. Grazie Jessica, andiamo avanti con la concorrente numero 4, Sara Canepa. Voto definitivo da 1 a 5, cifra in lettere per la concorrente numero 4. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 e cifra in lettere per la concorrente numero 4, votate, grazie. Grazie Sara. Concorrente numero 5, Flora Sacrini. Siamo alla concorrente numero 5 e anche per lei la giuria deve darmi il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Allora proseguiamo con la concorrente con il numero 6, Elena Bonati. Voto definitivo per la concorrente con il numero 6, sempre da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Elena. E continuiamo con la concorrente numero 7, voto definitivo anche per Camilla Franceschini, concorrente numero 7. Grazie Camilla. Concorrente numero 8, Eni Furletti. Voto definitivo da 1 a 5 in cifre in lettere per la concorrente numero 8. Grazie Nilce. Concorrente numero 9, Marzia Gasparetto. Voto definitivo per la concorrente numero 9. Andiamo avanti con la concorrente numero 10, Alessandra Voglio. Voto definitivo per la concorrente con il numero 10, sempre da 1 a 5, in cifre e in lettere. La giuria sta votando la concorrente numero 10. Grazie Alessandra. Concorrente numero 11, voto definitivo anche per Chiara Borfiga. Concorrente numero 12. Voto definitivo per la concorrente numero 12, Alessandra Ferrini. Anche per la concorrente numero 12, voto in cifre e lettere da 1 a 5. Grazie Alessandra. Concorrente numero 13, Federica Aliberti. Anche per lei voto definitivo da 1 a 5 in cifre e lettere. Proseguiamo con la concorrente numero 14, Alice Andreoli.
voto definitivo da una 5 cerlette per la concorrente numero 14, Alice Andreoli. Grazie Alice. Concorrente numero 15, Miriam Brosino. Giulia Mingolla. Voto definitivo da una 5 cifra lettere per la concorrente numero 16, Giulia Mingolla. Grazie Giulia. E proseguiamo con la concorrente numero 17, Valentina Canevelli. Per lei voto definitivo da 1 a 5 in cifre lettere. Valentina, andiamo avanti con la concorrente numero 18, Adriana Turecio. Voto definitivo da una 5 in cifre e lettere per la concorrente con il numero 18, Adriana Turecio. Grazie Adriana. Concorrente numero 19, Eleonora Barsotti. Voto definitivo anche per la concorrente numero 19. Grazie Leonora. Concorrente numero 20, Marzia Cavalli. Desidero di vedere il suo voto definitivo per la concorrente con numero 20, Marzia Cavalli. Cinque cifre lettere. Grazie Marzia. E continuiamo con la concorrente numero 21, voto definitivo anche per Roberta Bobbio, concorrente numero 21. Grazie Roberta, concorrente numero 22, Giulia Fabio. Voto definitivo per la concorrente con il numero 22, Giulia Borio. Naturalmente sembra da 1 a 5 in cifre e lettere. Grazie Giulia. E concludiamo con la concorrente numero 23. Voto definitivo anche per Susanna Mussi. Voto definitivo da 1 a 5 in cifre e lettere. E allora, io vorrei un applauso del pubblico alle ragazze per cortesia. Adesso Sabrina, se gentilmente mi raggiunti giù, mi controlli le schede dei giurati. Intanto io, Alberto, gentilmente mi fai la foto di gruppo con tutte le ragazze adesso. Ragazze, bene, guarda verso il pubblico. Grazie ragazze. Cheese, questo è ancora un momento che vi volete sicuramente tutte bene. È il momento very bad. Quindi mi raccomando. Anzi, io colgo l'occasione, aspetta, stai, Alberto, sei lì. Io pregherei la signora Veronesi di andare sul palco, per cortesia, a fare una foto insieme alle ragazze, perché col body poi non le vediamo più, tutte insieme. Quindi, così intanto la signora si prepara per il suo momento. Intanto pregherei la sorella di Trentina Canevelli gentilmente di dare dei vestitini neri alle 6 ragazze dopo 7 che devono fare la moda perle, per cortesia Valentina. Grazie. Quando rientrano dalla 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ragazze, vi ringrazio, vi dovete andare a preparare le prime 17 con la maglietta, voi lo sapete, le altre 6 per i momenti di luna. Grazie ragazze, ci vediamo dopo. Vorrei un applauso da parte del pubblico, per cortesia.
Marco. Allora, abbiamo ancora un premio in palio. Prego. La R è la numero 3. E ha vinto. Prego. Intanto io ringrazio Veribel e ricordo di venire a scoprire nei centri d'eccellenza Veribel Center il tuo straordinario trattamento ideato in esclusiva per Miss Italia. Visita il sito veribelcenter.com, un omaggio vi aspetta. Mi raccomando, l'eccellenza che è importantissima. Grazie ragazze, andate pure a cambiarvi per il verdetto finale. Thank you.
Oddio. Siete tutte ragazze? Oh, che belle che siete, fate un applauso a loro per cortesia. Ragazzi, guardate, non andrete poi via, a parte gli omaggi che vi sono stati promessi da Veri, perché poi prima che andiamo via vi posso garantire che vi saranno consegnati. C'è un amico che è Happy Bazaar, borse, abbigliamento, accessori moda di Chiavari in via Trieste, che ha omaggiato tutte voi di un presente. E vogliamo dare il salto di sale di Raffaello, per cortesia, a tutte? A tutte, per tutte? C'è per tutte ragazze, quindi prendetelo, passatelo, passatevelo una con l'altra ragazze, su. Ah, che belle queste cose, quanto mi piacciono quando le mie ragazze sono omaggiate di qualche cosa. Guardate la cartellina. Sicuramente la signora Happy Bazaar ha fatto anche un bijou per me che poi indosserò più tardi. La signora Veronese evidentemente dovrebbe cominciare a venire dietro per la premiazione. Sia gentile, grazie. E pregherei una buona parte di voi. Guardate, venite tutti dietro e vediamo come fare per la premiazione. Giurati, se gentilmente cominciate a prepararvi là dietro, perché altrimenti prima che io vi chiamo e venite lì, stiamo due giorni. Grazie. E voi... Avete tutte quante il vostro... Oh, che bello. Quello che rimane lì poi lo vendiamo ai poveri, anzi lo portiamo a casa. Allora, io chiamerei subito sul palco Max, per cortesia. Intanto che passi, Max, prendi un radio dal mio tecnico fonico. Il conte Max, che avrà intanto l'onore di premiare la Miss Mascotte di questa sera. Miss Mascotte cosa vuol dire? Vuol dire che sono le ragazze che non compiono 18 anni entro quest'anno, ma che hanno anche loro il loro circuito Mascotte, vengono premiate e anche loro hanno una finale regionale Liguria a Rapallo il 20 di agosto. Buonasera a tutti. Ecco qua, lo sapevo io. Buonasera Max. Buonasera. Prego. Io non ho nulla da dire, perché non sono molto polemico, non sono polemico. Devo ringraziare innanzitutto le signore Turconi che ci hanno messo in contatto col sindaco, come Night and Day, e ci hanno dato l'opportunità di fare questo bellissimo evento qua a Santa Margherita, che è una città, penso, tra le più belle sicuramente della Liguria. Poi volevo ringraziare semplicemente gli sponsor che hanno aiutato la Night and Day, perché questa serata è offerta una parte dal comune e l'altra parte da tanti sponsor, sono quasi tutti in Sesti Levante, perché in teoria dovevamo fare un altro posto, però è andata così. La Night and Day, Papagaio di Sesti Levante, Conte Max, l'associazione Freedom di Sesti Levante, lo Yachting Club di Sesti Levante e poi non mi ricordo più di altro. Perciò signori, dimmi. No, io volevo un applauso a Max, no, così, perché ce lo merita. È un grazie. Abbiamo fatto tanto sacrificio. Io vorrei, lo so che, io lo sai che faccio questi fuori onda, vorrei con lei che si è data davvero tanto, tanto da fare, bravissime tutte le collaboratrici della Night and Day, la Stefani Lovatti, la Michela Gianna Frugone, ma vorrei sul palco perché un applauso va alla signora Tina Torti. Anzi, guarda, Tina viene a premiare con te la mascotte questa sera. Vieni qua, prego, Tina, vieni. Margherita Ligure, eravamo in una spiaggia l'altra sera e era già contenta perché, se non mi ricordo male, aveva vinto lei. Stasera sarà ancora più contenta. Che concorrente è secondo te, Sabrina, che io non ce l'ho qui? Cosa? Chi è la mascotte secondo te, Sabrina? Io lo so. Sai? E dillo, sì. Dillo. Lo devo dire io? Certo. È tu la mia scheda. No, sei tu che devi dirlo, perché io qui non ce l'ho scritta. E allora mi serve un attimo. Guarda, ti tolgo dai dubbi. Lei si chiama Giulia Mingoia. Che l'ho fatta apposta. Non ci fare l'abitudine, perché non si vince sempre, sappilo. La sorella, signorina Giulia Mingoia, dopo le foto di Vito.
gazzettina, comunque non andare via che poi facciamo la foto di tutti quanti i ragazzi. E andiamo avanti, il momento della quinta classificata, quindi Miss Bella Professional, Santa Margherita Ligure, chi è che viene a premiare, Raffaella? Andiamo a premiare per lo sponsor Bella, naturalmente, il signor Claudio Guastamacchia e l'ingegnere Enrico Baldi. Professional a Santa Margherita Ligure in occasione di Miss Cinema Veribel e la signorina con il numero 4, Sara Canepa. Sara è sempre sorridente e questa è una cosa a cui gli va dato atto. E siamo a Miss Pichot, quarta classificata. Andiamo a premiare la signora Turconi Pinuccia e la signora Turconi Gabriella. Oh, le signore Turconi, dove sono? Sono già dietro qualcuno e la signora Mirigliani a questo tiene molto. Sono arrivate le signore, eccole qua, queste splendore di donne. Max, ti prego, perché te le diedi tutte e due tu? Sono geloso. Allora, dovete premiare voi la quarta classificata. Miss Pesò a Santa Margherita Ligure, la signorina... ha già vinto questa fascia qualche volta. Valentina Canevelli. Quello che voi non sapete, mano a mano che io do dei nomi, perché le ragazze hanno già fatto il Toto Miss, si cominciano a guardare e dicono: ma due ce le siamo già tolte, ma chi ha vinto stasera? Grazie Valentina. Che non ti si spenga mai quel sorriso bellissimo che hai. Terza classificata, Veribel, di questa serata. Chiamerei gli sponsor Veribel, il signor D'Angelo Salvatore. No, loro mi devono premiare la vincitrice. Quindi facciamo... Allora chiamo la signora Pomarice Beatrice. E adesso le ragazze diranno, e un'altra si è tolta di mezzo, la signorina Susanna Mussi. E anche i genitori si cominciano a guardare e dicono, ma qui ci potrebbe essere la sorpresa. Questa sera Susanna, da buona sportiva, vedo che ha incassato meglio la volta. Con i prodotti Veribel per renderti ancora più bella di come sei, Susi. Sono arrivate intanto le signore di prima, la signora Pomari e la signora Giribaldi, Miss Rocchetta. Certo, Miss Rocchetta bellezza, l'acqua della bellezza e della salute, puliti dentro e belli fuori, plin plin, dice lei, con lo spettacolo di Cristina Cavocco. E allora, seconda classificata a Santa Margherita Ligure in questa finale regionale Cinema Veribel, Miss Rocchetta Bellezza Santa Margherita Ligure 2011 e la signorina Flora Sacrini. E io sto guardando le mie Miss che si stanno guardando tra di loro perché vorrebbero sapere chi ha vinto. Punto un insetto, ma questa sera sono arrivato secondo.
pubblico. E adesso chiaramente pregherei la rappresentante Milu. Strappa il biglietto per le prefinali nazionali a Monte Catini Terme dal 25 al 29 di agosto e magari potrebbe rimanere lì fino al 19 di agosto, di settembre, che non sarebbe male. Con 55 punti, quindi praticamente tutto quello che si poteva votare. Lei sicuramente non ci crederà, i suoi genitori penso che cominceranno a disperarsi. Viene dalla provincia di Imperia, è la concorrente numero 15, Miriam Protino. Miss Cinema Veriver, città di San Margherita Ligure. Da parte di Enzo e Patrizia Emiliani, un grazie, un appuntamento per due serate su Rai 1 e Mondovisione il 18 e 19 di settembre per la 72esima edizione di Miss Italia. Da parte della Sotai, un grazie a tutti voi, un grazie al mio staff, un grazie a Veriver, ben sponsor di questa fantastica, meravigliosa serata. Se vi siamo piaciuti vi ringraziamo, appuntamento al prossimo anno con Miss Italia. Non scappate via perché la Veriver ha deciso di fare ancora gli omaggi. Cercate l'InfoPoint. Grazie e buon proseguimento di serata da Miss Italia. Grazie, grazie di cuore a tutti e buona estate a tutti da Miss Italia. Insieme lì. Sì, tutti insieme. Ragazze qua per favore. Prima, seconda, la mascotte vicino. Vieni qua, vieni. Facciamo le foto che ci servono anche tutti insieme. Sul sindaco, guarda la foto. Fai fare il sindaco, Max. Max? Ma non sono per il sindaco. Mettiti in mezzo alle due, Max, mettiti in mezzo alle due, la mascotte e la vincitrice, occhio alla fascia. Volete venire a fare la foto su? Claudio. Signora Veronesi, mi può rimanere un attimo che serve la sua foto? Devo
Un attimo, non si può entrare. Facciamo le cose. Bravo. Scusami Daniele, che meraviglia di te, dai. Quando la signora Patrizia Merignani mi licenzia, signora Veronesi, mi ricordo quello che mi ha detto, vengo a lavorare con voi. Però prima bisogna che mi licenzia. Sto tanto bene con loro, con adesso. Sono una famiglia, cioè mi trattano di famiglia, quindi... E io mi sono perso una concorrente. Ma Miriam, che devi fare la foto di gruppo e poi mi devi firmare il verbale prima di andare via, altrimenti la tua vittoria non vale niente. Della mattina siete i miei ospiti in spiaggia, senza problemi. Tutte le mamme che vogliono venire in spiaggia a Ventimiglia martedì prossimo siete i miei ospiti, c'è la spiaggia libera, quindi non preoccupatevi.